È un accordo importante perché sancisce il ruolo di un'associazione di volontariato rilevante, di grande attività e soprattutto che ha fatto in questi anni, e cioè collocarci al primo posto nel livello nazionale come donatori potenziali di midollo osseo. Questo, in questo anche hanno aiutato i volontari, le nuove modalità di prelievo che sono state introdotte proprio dall'associazione donatori, quindi il prelievo salivare. Stiamo andando verso i 6.000 donatori, sono tutti giovani, hanno contribuito al fatto che ci sono molti cittadini anche di altri paesi europei, ma anche americani, che hanno ricevuto in dono il midollo da cittadini di questa regione. Tende ad eliminare totalmente le liste d'attesa, a soddisfare le grandi richieste di diventare appunto donatori di midollo osseo, aumentando notevolmente il numero di donatori iscritti nel nostro registro regionale, nazionale e internazionale. Si aumenta sempre di più la possibilità per chi è in attesa di un trapianto di midollo osseo di trovare un proprio donatore compatibile e quindi avere una speranza di vita.